Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con la nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare EP2 di Baby Gang. Che dire, il primo capitolo, EP1, è stato il primo progetto che io ho ascoltato e anche reactato, quindi lascio il link in descrizione. Diciamo che ai tempi ci sono andato anche piuttosto pesante, nel senso che comunque era un progetto che non mi è piaciuto proprio. Un artista che non mi sembrava granché. In questi mesi, in questi anni, diciamo che tutto sommato Baby Gang l'ho un pochino rivalutato, perché se magari prima lo reputavo un incapace, adesso ho capito che in realtà le sue cose le sa anche fare. Chiaramente c'ha i suoi limiti, come l'essere monotono, l'essere anche un po' monoflow, però anche in Delinquente queste cose sono state più o meno corrette. Vi lascio anche il link alla reaction di Delinquente. Quindi adesso io direi di spararci questo EP2 e vediamo un po' cosa ha combinato. Partirei dalla prima canzone, che è Paranoia, ma come sempre prima di cominciare lasciate un mi piace e soprattutto, se non lo siete, iscrivetevi al canale. Aggiungo anche una piccola cosa: ho droppato il video sulla vita di Lil Kid, non se l'è inculato nessuno, quindi vi lascio anche quello in descrizione, così ve lo andate a vedere dopo sto video, veloci. Piango per non ridere, rido per non piangere. Va bene, eh? 15 anni già ho finito tutte le mie lacrime e dormo in paranoia. Va bene? E vivo in paranoia e tengo una pistola. Rapom pom pom, rapom pom pom. Scegli sui Africa, capito, capito, non capito italiano. Ho fatto dei progressi. Bello il beat. Sono sempre lo stesso, yeah. Baby, giuro che ti porto come Shamsi. Ok. Insieme gireremo tutto il mondo. Fumo fra diretto dalla prima calite. Gimampa, le chiude la jam. Una canzone per cominciare molto introspettiva. Se non sbaglio questa era già uscita come singolo, e se non sbaglio questa è la famosa canzone il cui video è stato diretto in carcere, o quantomeno qualche scena. Mi ricordo una cosa del genere, ma non ne sono sicuro perché non l'ho mai visto. Baby Gang in questi mesi ne ha passate tante, perché è stato in galera, poi sempre questa storia che non lo fanno suonare per via dei suoi precedenti legali. Quindi diciamo che effettivamente è un artista che è un po' perseguitato dalla polizia, dalla legge. Certo, non del tutto in maniera sbagliata, perché comunque, ripeto, i suoi precedenti penali ce li ha, però effettivamente forse c'è un po' troppo accanimento verso questo ragazzo. Alla fine il pezzo, ripeto, è molto introspettivo, conscious, e parlano della paranoia, cosa che secondo me è stata anche alimentata dallo stare in carcere, dall'uso di droghe, da tante cose. Non mi ha fatto impazzire la canzone, nel senso che apprezzo molto il tentativo, però non so se sinceramente è qualcosa che mi riascolterei. Andrei avanti con la seconda, che è Combattere. Ogni sera impara. Ok. Chiuso in una bara. Sabato sera chiuso in un carcere. E penso a te ed Eva. Ok. Allo baby, come stava? Hai fatto la brava. Ed è un po' che non sento la tua voce, mi mancava. Fumando cico. Penso a quello che dico, quello che ho fatto. Penso che noi ci tocca combattere. A noi ci tocca combattere. Altro pezzo abbastanza particolare per quella che di solito è la wave di Baby Gang. Di sicuro anche in passato ci ha dato canzoni simili a livello, no, un po' influenzate da questo ritmo forse un pochino più reggaeton. Però diciamo che questo non è per niente male, perché c'ha sì quella vena reggaeton, però è comunque un pezzo molto introspettivo anche a questo giro. Sta parlando molto, insomma, del suo periodo di detenzione. Però anche in questo caso sinceramente non so quanto sia una canzone che potrei riascoltarmi, però questo è un discorso del tutto personale. Comunque niente male, diciamo che sta riuscendo anche a variare un po'. Andrei avanti con la terza, che è Carico. Prima cosa carico, la seconda scarico, terza cosa non andare mai in panico. Apro il pneumatico, dimmi quale calibro. Bravo. Stanno culo, questo è infame diplomatico. Non lo sapevano e manco fra lo vedevano. Sentono solo la sua voce. Bravo, porco due. Piangono e cantano a tavola. Insieme a quello sbirro provano a farmi una trappola, ma sono ancora in giro. Mangiavo Haribo, 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 finché Haribo mi ha reso antipatico e psicopatico. Tiki 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 tata, tindi platta, rischi basta. Ho fatto cose che non dico, che se dico la dico, se arrivo amico, se mi mostra distintivo. In questo caso non c'ho veramente un cazzo da criticare. Sta canzone è la prima che mi è piaciuta totalmente, e devo dire che secondo me, dal punto di vista tecnico, credo che sia uno dei pezzi più riusciti di Baby Gang, perché comunque poche volte l'ho sentito rappare in maniera così liscia, pulita. Ancora una volta poi devo dire che sta riuscendo molto a variare, perché comunque mi aspettavo, no, il suo solito flow, quello alla marocchino per intenderci, che poi è stata la hit che forse l'ha mandato, e invece qui è riuscito a variare bene, ha fatto anche degli incastri interessanti. Ancora una volta anche a livello di testi secondo me è migliorato tanto sinceramente. Quindi niente, questa l'aggiungo anche in playlist, quindi mi raccomando che trovate i link alle mie playlist del rap americano, italiano
canale, eccetera, eccetera, tutti in descrizione. Andrei avanti con 2000. 2001 sono nato, già primo volato. 2002 ho parlato, anche quello volato. 2007 le panette di zio nel bar. 2008 Gallia 8, mio zio è restato. Siamo a storytelling, che non puoi credere, ho fatto debiti, crediti, volla, dovevi esserci. Giro col ferro umano, fra dentro il tuo privé. Non mi è mai interessato, fra gemma. Pazzesco. Ti ho pigliato i 37, non vogliono ancora credermi. Credono alla gente, manco vogliono vedermi. Okay. Basta che 2019, fratello Free Baby Gang. Questi vengono in 9, io vengo solo col flank. Sono 4 coglioni e il quinto frate sei com'è? Ok, ragazzi, anche qui davvero poco da dire. Questa qui forse è più clamorosa anche della precedente, perché oltre ad aver rappato bene metricamente, veramente è stato pulito, ha fatto anche in mezzo uno storytelling, non so perché l'ho detto con questa pronuncia ambigua. Ha raccontato proprio la sua vita, praticamente da quando è venuto al mondo a quando poi è stato arrestato fino ad oggi, in poche parole. E ancora una volta, per me questa canzone è stata veramente rappata bene. Confermo il fatto che secondo me è cresciuto molto a livello proprio come artista, diciamo così. Anche questa va dritta in playlist. Io andrei avanti con la quinta, che c'è la 3. Tengo la mula in tasca, è una tasca bucata. Tengo addosso i ricordi. Mamma non si è presa cura, si è presa cura la strada di Baby Gang. Con i ferri finti fingono non fare come gangster. Tu sei gangster, sì, nei video. Va bene. Ho la puta che passa, prima ero okay. In piazza. Alle 3:40 posizionato in stazza. Non c'era nessuno, solo io, giuro. Col compagno un cella che urlava, giuro. Manco fosse nato, cresciuto nel bando. Spaccio 24 H nel bando. Regà, boh, cioè io confermo tutto quello che sto ripetendo da due canzoni a sta parte, perché anche in questa veramente è stato on fire, è stato on point. Ancora una volta sta parlando molto praticamente dei suoi arresti, non so se si sta riferendo proprio agli ultimi o in generale. Comunque niente, rappata bene. Poi c'è la 3, io mi sa che le prime due versioni me le sono perse, a meno che non stessero o in EP1 o in Delinquente, ma sinceramente non mi ricordo. Però poco da dire, veramente on fire, devo dire, mi sta sorprendendo. Dopo le prime due tracce che erano un po' così, secondo me queste tre sono veramente valide. Andiamo avanti con Mentalità. Tengo solo una mentalità. Ok. Gli sparo, mi spara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era una pistola di trottolo. Alla fine di Biggie al primo semaforo. Si ritrova. Mamma mia. In pappola. Da bimbo il mio giocattolo, moro che ricordo non avevo giocattoli. Non ti manca il paletto. Va bene. Non tollero chi parla tanto, chi parla poco fa tanto. Va bene. Non fa niente, chi parla tanto e fa tanto. Chi... Sono il numero uno, mica il numero due. E se c'è un qualcuno a tet a tet nella rue. Carina anche questa, poco da dire. A questo giro diciamo che rispetto alle tre canzoni che abbiamo ascoltato è anche un pochino più, come dire, catchy, cioè nel senso ha una melodia, per esempio il ritornello ti prende un pochino di più. Ancora una volta le strofe io le trovo rappate veramente bene. È vero, i testi sono sempre quelli, perché alla fine si è fissato sul fatto dell'arresto, del passato, però voglio dire, cioè secondo me non si può fare nemmeno una critica troppo grande di questo, perché rispetto ad altri album secondo me sta variando piuttosto bene, nonostante sì l'argomento, il main topic sia sempre quello. Quindi io andrei avanti con la prossima, che è Lei featuring Benè. Ah, questo era lo snippet. Con i miei, ciò che voglio, che vorrei, rei, ma non cambio, cambierei, rei. Ehi, ehi, se da qui me ne andrei, rei, perché ce l'hai, rei. Oh, wow. La tua bandolero, scrivo ciò che vedo. La mélodie résonne, Bene. Je suis en bas de la maison. Ok. Faut le mille et la daronne à l'abri. Filio de putana, tu vas nous en. Ok. Envie de narcotrafiquant, j'ai du papel, tu papel, tu papel. Ok. Je fasse des millions d'euros. Ouh. Hey, hey, je revends la cocaïne. Depuis que je suis mino. Anche questa non è per niente male. Tra l'altro di questa canzone in questi giorni sono usciti un sacco di snippet proprio del ritornello, che lui l'ha spoilerata durante un concerto, quindi me la sono ritrovata in home praticamente sempre, ad ogni ora vedevo sempre sto cazzo di video. Devo dire che non è per niente male, ancora una volta una canzone che poi esce un po' dalla comfort zone di Baby Gang, ma devo dire che a questo giro ha variato bene, nonostante, ripeto, il main topic sia sempre quello dell'arresto, della paranoia e anche un po' quel filo di love, no, di una relazione. Però tutto sommato, soprattutto vedendo i suoi precedenti album, ha variato veramente bene. Qui c'è anche un featuring di un rapper francese, Benè, che io non conosco, non so quanto hype abbia, però vi posso dire che la sua strofa mi è piaciuta particolarmente. Secondo me è stato bello, in generale
è stato bello, magari no, è stato bravo e in generale hanno dato vita a una bella canzone sia lui che Baby Gang, quindi va benissimo così. Io finirei con Mamacita featuring Saki. Ehi signorita, sai che papà, ok, Italia sulla barca, corro come King Bappé, giro come King Bappé, ok, foto con le tipe che tu vedi in tele, giro per il mondo, non volo in economy, va bene, sedi lì sono comodo, la carta avvisa, chica chiquita, un bacio a mamma, ore vuote, vive in Swiss, io vivo street, siamo diversi, baby, se la vivi. Anche a questo giro la canzone non è per niente male, nonostante le sonorità sono un po' quelle più estive, diciamo così. Saki, tra l'altro, non me lo aspettavo di sentire una canzone del genere, però secondo me entrambi sono stati bravi. Qui chiaramente è stato bravo anche Baby Gang, che ancora una volta ha cambiato un po' melodia, ha cambiato un po' sonorità. Parliamo un po' di tutto l'EP, direi che è arrivato anche il momento. Secondo me le prime due canzoni continuano a essere le uniche due che poi non mi hanno convinto, comunque non mi riascolterei, però devo dire la verità, tutte le altre sei sono secondo me abbastanza valide. Non è proprio il mio genere, perché come ho detto Baby Gang sì, è un artista che sto rivalutando piano piano, però comunque ancora non ci sto in fissa. Però secondo me è innegabile il fatto che abbia avuto veramente un blow up a livello proprio di maturazione, di maturità forse. Fatto sta che comunque l'ho trovato molto più in grado, diciamo, di rappare, di variare, nuovi flow, nuove linee melodiche, e quindi da questo punto di vista sono del tutto soddisfatto, perché era la cosa su cui doveva lavorare un pochino di più. Quindi non mi resta che chiedervi, voi cosa ne pensate? Qual è la vostra traccia preferita? Che cosa ne pensate del percorso di Baby Gang? Scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete reaction e altri video in generale. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, TikTok, il gruppo Telegram, mi raccomando passate ovunque, condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.